il Tempio di Cerere, la Basilica Paleocristiana, il Museo Archeologico Nazionale. Saranno queste le tre nuove location della 16ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma al Pestum dal 14 al 17 novembre 2013. L'evento si conferma di respiro internazionale, unico nel suo genere, sede del più grande salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico e della prima mostra internazionale di tecnologie interattive e virtuali. Ma sarà anche l'occasione per un approfondimento e una divulgazione di temi dedicati al turismo e ai beni culturali, oltre che l'occasione di incontro per gli addetti ai lavori, gli operatori, i viaggiatori e gli appassionati. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Ugo Piccarelli, direttore e ideatore di BMTA. Da giovedì 14 a domenica 17 novembre, per la prima volta sul sito UNESCO di Pestum, nell'area archeologica, ma anche il Museo Nazionale, la Basilica Paleocristiana, una 16ª edizione naturalmente innovativa con un ricco programma. Celebreremo Mannama, capitale araba del turismo 2013, avremo il ministro della cultura e del turismo del Regno del Bahrain. Numerose saranno le sezioni speciali, tra cui la mostra Archeo Virtual, con i più innovativi e coinvolgenti progetti multimediali e di realtà virtuale. Ai nostri microfoni Mario Tozzi, noto geologo e divulgatore scientifico, ha spiegato il perché della sua partecipazione. Dalla conoscenza del territorio turistica, diciamo,